Sapevi che esiste uno zaino che ti farà risparmiare tantissimo sul bagaglio a mano e quindi sul prezzo intero del volo? Eccolo qui, questo è lo zaino Cabin Max, uno zaino che ti farà appunto risparmiare tantissimo. Aspetta la fine del video per sapere quanto costa. Anto, ma perché proprio questo zaino? Questo zaino è super interessante perché è pieno di sezioni per ottimizzare al massimo lo spazio. E poi è super comodo da trasportare. Però c'è da stare attenti perché sì, questo zaino è molto comodo, però puoi sfruttare al massimo le sue potenzialità quando vai in posti dove il clima è estivo, dove c'è estate, perché una maglietta a maniche corte occuperà molto meno spazio rispetto a un maglione. Quindi appunto, comodo sì, ma dipende dove vai. Un'altra cosa importante da considerare è anche che bisogna fare delle rinunce, ovvero si deve iniziare ad essere un po' più minimalisti per poter riuscire a portare tutto. Adesso vi faccio vedere tutte le sezioni di questo zaino. In questa sezione possiamo inserire tutti i documenti, aprendolo. Vedete com'è? È fatto come se fosse un trolley profondo. Qui abbiamo lo scompartimento dove inserire tutto l'intimo. Dopo Antonio vi farà vedere come ottimizzarlo al meglio. Qui possiamo mettere la borraccia che durante i viaggi è sempre comoda. E questa è la parte dedicata a noi nomadi digitali. Qua possiamo mettere il PC, c'è un'imbottitura, quindi il PC non prenderà dei colpi, ma sarà ben protetto. Questa è la parte posteriore dove possiamo mettere le bretelle direttamente dietro. Ora vi faccio vedere come. Adesso vediamo insieme come io ottimizzo gli spazi per far entrare sia i miei vestiti che la mia attrezzatura da lavoro. Quello che io faccio inizialmente è togliere tutto ciò che c'è qui dentro, ovvero questi per tenerli per tenere appunto lo zaino in spalla, e questo per tenere lo zaino a tracolla. Siccome occupa un po' di spazio ed è molto più comodo tenerlo qui fuori, io in primis attacco questo qui e questo qua, così ho recuperato molto spazio. Poi vado a inserire il mio computer e il mio monitor portatile perché oltre ad avere un computer portatile che comunque occupa abbastanza spazio, ho anche un monitor portatile, però per fortuna è molto sottile, quindi riesco a far stare entrambi qui. Perciò, anzitutto metto il monitor e poi metto il PC dalla parte un po' più spessa verso dentro, se no la cerniera fa un po' difficoltà nel chiudersi. Quindi andiamo ad inserire entrambi qua per riuscire a chiuderli. La cosa comoda è che ha due cerniere, quindi una qui, questa qua, e una qui, quindi si riesce a giocare con entrambe per chiudere al meglio questo scomparto. Una volta fatto ciò, passo alla parte dei vestiti. Siccome per adesso il gadget che mi occupa più spazio nell'attrezzatura è la tastiera, io prima metto la tastiera per vedere dove dà meno fastidio perché appunto è più lunga dello zaino, quindi appunto sfora un minimo, ma abbiamo fatto dei viaggi finora e nessuno mi ha fatto problemi perché non sfora tantissimo, ecco. Poi vado a mettere lo stabilizzatore del PC che è utilissimo per la mia postazione portatile, quindi siccome è rigido lo metto qui di lato. E poi questo spazio che si crea qui lo vado a ottimizzare inserendo comunque quelle che sono mutande, calze e così via. Ok, una volta fatto questo, inserisco il drone che come si può vedere occupa molto molto spazio. Lo metto di spalle attaccato alla tastiera, assicurandomi che il drone in questa borsa sia verso l'interno e non verso giù. Questo qua, questo asciugamano della Decathlon, super utile perché occupa pochissimo spazio ed è super comodo. Poi vado a mettere il tappetino del mouse qui per far sì che riesca a far entrare anche il mouse. E poi creo delle imbottiture con i miei vestiti.
per far sì che appunto non si rovini l'attrezzatura. Vado avanti così. Come vedete non ho tantissimi vestiti, sono un bel po', ma bisogna adattarsi e poi il clima è estivo, quindi appunto avere pochi vestiti è fattibile, soprattutto non si hanno maglioni. Poi riesco a far entrare qualche cavo. Io tendo a non usare tantissimo questo scomparto qui, se non per dei cavi un po' più delicati, perché non riesco a decidere dove mettere le cose al meglio, perché appunto vanno sballottolando qua. Quindi ad esempio dei cavetti piccoli come questi, che sono magari un po' più delicati, e questi appunto li metto qui perché oltre ad essere delicati non occupano tantissimo spazio. Questo qui è uno sdoppiatore dell'USB che è indispensabile per il mio lavoro e per la mia attrezzatura. Poi continuo mettendo appunto il caricabatterie del computer e l'altra parte del caricabatterie del computer. E ancora cavetti su cavetti che sono infiniti e tutti servono. Una volta fatto ciò vado a chiudere il mio zaino. Anche qui la cosa comoda è che ha due cerniere, una da un lato e una dall'altra, e quindi si può di nuovo qua giocare con entrambe per chiudere al meglio lo zaino, perché appunto a volte andrete a forzare perché sarà abbastanza pieno. Qui si vede, come dicevo prima, la tastiera che fuoriesce un po' ed è quella che dà un po' più fastidio, però se si sistema al meglio si può fare. Fatto. Siccome gli occhiali dentro non riesco a metterli, utilizzo questo scompartimento che in teoria sarebbe per la borraccia. Lo uso per la pezzuola e per mettere gli occhiali qua, e comunque rimane dello spazio nel caso in cui volessi mettere una borraccia. Fatto ciò, lo zaino è pronto. Stavo dimenticando una cosa indispensabile, i documenti. Questa parte qua è utilissima se volete mettere il passaporto, il portafoglio, qualsiasi cosa, perché è comodissima da prendere, nonostante lo zaino sia abbastanza pieno, comunque la tasca ha spazio per inserire i documenti e per prenderli. E adesso lo zaino è pronto per andare. Bene, siamo arrivati alla fine di questo video e, come vi avevamo promesso all'inizio, avremmo parlato di costi. Noi lo abbiamo preso su Amazon a 47 euro, però non è sempre in stock. Infatti risulta spesso non disponibile, per questo vi invitiamo ad acquistarlo non appena lo trovate disponibile, se lo volete anche voi. Sì, trovate il link in descrizione, ci sono 3 colori, quindi vi lasciamo il link a tutti e 3 i colori, sperando che almeno uno sia disponibile, in descrizione. Mi sono stata a fare le televendite con il con il tavolo. È vero, qua però ci sono i profumi.